Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. A quanto pare è possibile il ritorno di Stefano Sturaro alla Juventus. Quindi essenzialmente ragazzi abbiamo una melanzana nel sedere in vista di Juventus Pal, senza centrocampisti, coperta corta. Mai nessuno avrebbe pensato che Pjanic, Khedira e Can si sarebbero rotti in contemporanea. Questa ragazzi era una cosa imprevedibile, è capitato l'imponderabile, per cui la Juventus dovrà correre i ripari, però la soluzione dietro l'angolo c'è. In vista di Juventus Pal nel breve periodo 4-4-2 con due centrocampisti centrali e poi il ritorno clamoroso di Stefano Sturaro alla Juventus. Qualcosa di clamoroso e non troppo bello. Però al di là di tutto ragazzi, i motivi alla base di questa rottura con lo Sporting Lisbona sono proprio legati alla condotta del calciatore che doveva rientrare dopo due mesi di cura da un infortunio abbastanza difficile e tormentato. Doveva rientrare a Lisbona e invece il signorino ha deciso di fare un bidone gigante, di lanciarlo così all'allenatore. Per cui i rapporti con lo Sporting si sono completamente rotti, quindi è molto probabile un rientro all'interno della Juventus. Poi ovviamente la scelta se tenerlo o meno, quello dipende anche dai dirigenti. Anche se io credo che le cose non siano andate proprio così. E vi spiego perché, seguitemi. Visto che il 23 di novembre c'è qualcosa di molto particolare, vi dico qual è stata esattamente la sequenza che ha portato poi Paratici ad approfittare di questo eventuale ritorno per gennaio di Stefano Sturaro. Quindi perché non approfittare di questa super offerta del Black Friday, quindi riprenderci Stefano Sturaro per rimpolpare l'organico? Perché no? Ve lo dico io perché no. Guardate un po' le recensioni. La situazione quindi non è delle ideali, perché io sono completamente contrario al ritorno di fiamma di Stefano Sturaro. Sono molto d'accordo invece con l'acquisto di un giovane a gennaio, un giovane da far crescere in casa, in mezzo a una squadra di campioni, e visti comunque gli infortuni di Khedira, vediamo, speriamo che quello di Can sia di lieve entità e che rientri prima possibile, perché il suo infortunio è parecchio serio. Sturaro però no, Sturaro non è da Juve, Sturaro è un ottimo professionista, però ha dei limiti visibili, non deve giocare con noi. Ecco, tutto questo. Io mi auguro che la Juventus riesca a piazzarlo sul mercato se eventualmente dovesse tornare da Lisbona. Però no, in rosa Sturaro con Ronaldo è un ossimoro, ecco. Quindi vi do appuntamento a domani per la solita live delle 21.30. Vi ricordo che se avete qualche aneddoto da raccontarmi sulla scaramanzia, inviatemi un file audio, una registrazione vostra vocale sulla mia pagina Facebook o sulla mail che trovate in descrizione. Ci vediamo veramente domani per assistere insieme a questo secondo tempo dell'Italia, lo commenteremo assieme, ci faremo un po' di risate. E basta, fatemi sapere le vostre impressioni sotto nei commenti, lasciate un like al video e sempre, fino alla fine. Forza Juventus!